Assolutamente, abbiamo voluto riproporre per il pubblico imperiese e per i turisti una seconda rassegna di Imperio in Armonia, cartoline musicali al Monte Calvario, e abbiamo cercato anche di ampliare un pochettino l'offerta rispetto all'anno scorso, aggiungendo una serata. Partiremo la prima sera, senza perderci in dilungazioni, partiremo il 22 luglio con una sera al museo, apertura straordinaria del Museo delle Confraternite. L'anno scorso la serata è stata super partecipata perché il nostro museo è un museo privato, non fa parte della rete museale comunale, quindi non spesso è possibile visitarlo. Alle ore 21 ci sarà un approfondimento su Puccini e il Sacro per celebrare il centenario della morte del compositore a cura di Emanuela Ersilia Badessa. Continuiamo poi lunedì 29 luglio, torna di nuovo al Monte Calvario l'Orchestra Sinfonica di Sanremo con questo progetto seguitissimo intitolato Musica nei Borghi, e quest'anno, essendo il trentennale dalla morte di un grandissimo cantautore italiano che è stato Domenico Modugno, ha pensato a un programma totalmente dedicato alla canzone di Domenico Modugno, la canzone d'autore, coinvolgendo un cantautore italiano di origine calabre, Beppe Voltarelli, già famosissimo, apprezzato, vincitore di 3 premi Tenco. Quindi il pubblico che parteciperà alla serata potrà ascoltare i più bei capolavori di Domenico Modugno reinterpretati da questo cantautore italiano. Andiamo avanti, sabato 3 agosto, ore 21, Carmina Burana di Karl Orff. La celebre composizione corale, opera corale di Karl Orff, composta all'inizio del Novecento, la prima è stata nel 1937, che arriva per la prima volta nella città di Imperia. Siamo molto orgogliosi di questa iniziativa che ha coinvolto una quantità di energie pazzesche. Come sempre, la nostra associazione vuole coinvolgere gente del territorio, associazioni, partner o realtà del territorio per collaborare, e siamo quindi molto contenti di aver coinvolto il Coro Filarmonia di Sanremo, diretti dal maestro Giulio Magnanini, un concittadino imperiese. La produzione è una coproduzione con l'Opera Giocosa di Savona, col Teatro Alfieri di Asti e con l'Estate Musicale Andorese. I solisti, tra cui il sottoscritto e altri due ragazzi, siamo giovani cantanti, Irene Celle, soprano genovese, Matteo Loi, baritono cagliaritano. Due pianisti, un altro grande musicista imperiese, ovvero Gianluca Schieri, e Andrés Jesus Gallucci, pianista pugliese, diretti tutti quanti dal maestro Giovanni Di Stefano, direttore artistico dell'Opera Giocosa. Un altro evento nella settimana di Ferragosto, giovedì 8 agosto, Mongioie in Canta. Torna il coro Mongioie al Monte Calvario dopo un po' di anni d'assenza, in effetti, riproponendo nelle loro armonizzazioni sempre suggestive, fantastiche per coro maschile, un programma totalmente variegato. Finiamo l'ultima serata, la rassegna con di nuovo una sera al museo, e riapriamo una seconda volta al Museo delle Confraternite il domenica 18 agosto, dalle 20 alle 23, mentre tutti gli altri eventi, come abbiamo detto, sono alle 21. Avremo la partecipazione di Formelucis, il Museo Diocesano di Albenga, con una conferenza incentrata appunto sui tesori del Monte Calvario a cura di Anna Marchini. Una cosa che ci tengo a precisare è che anche quest'anno abbiamo attivato il servizio bus navetta per i 3 eventi principali, per i 3 concerti grossi, cioè Musica nei Borghi, l'Orchestra di Sanremo, i Carmina Burana e il Mongioie. Quindi queste navette partiranno dalle ore 20 in maniera totalmente gratuita per gli spettatori da Piazza Ricci e dal parcheggio di Via Littardi fronte campo sportivo, e anche naturalmente poi per il ritorno. Altrimenti consigliamo la salita pedonale che porta con la Via Crucis fino al Monte Calvario. Ma io, per il mio mestiere passato, dopo 8 anni di aver fatto l'assessore alle manifestazioni, sono orgoglioso di essere stato delegato dal sindaco Scajola di fare questa conferenza stampa e presentare chiaramente degli eventi di livelli, che è il secondo anno che vengono presentati. Porto i saluti anche della collega, dell'assessore Ruggero. E credo che sia un appuntamento importante. L'Associazione Al Monte proporrà altre 5 serate al Monte Calvario, che credo che sia una delle location più suggestive della città di Imperia, dove credo che sia un piacere ascoltare musica. So che ci saranno diversi ospiti e ringrazio chiaramente i due artefici, i due costruttori di questa associazione, insieme ai diversi dirigenti e insieme a tutto lo staff che li accompagna. Io penso che si inserisca nel calendario degli eventi, delle manifestazioni che stiamo seguendo, e credo che sia anche cresciuto a livello artistico per quello che stiamo promuovendo in città,
Tutto questo serve per far conoscere la nostra città, per far conoscere i nostri borghi, per far conoscere le nostre peculiarità. Credo che il Monte Calvario, con l'aiuto anche dei bus navetta, come è stato detto precedentemente, sia un grosso traino per i cittadini di Imperia, ma soprattutto per i turisti, di vedere una location che è veramente suggestiva e credo unica nel panorama ligure.